Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi e oggi siamo qui ritornati su Brawl Stars per andare a sbloccare non uno, ben due brawler cromatici. Allora, ho la stessa maglietta, sembra che stia registrando lo stesso giorno in cui ho registrato il video in cui siamo andati a sbloccare il primo brawler leggendario, ovvero Leon. Recuperatevi quel video nel caso in cui non l'aveste visto. Perché sì, effettivamente lo sto registrando in quel momento e infatti non ho potuto leggere i vostri commenti in cui mi scrivevate quale brawler cromatico andare a sbloccare. Il problema è che poi mi sono reso conto che non potevo aspettare per registrare questo video perché in questa settimana sono abbastanza impegnato e quindi ho dovuto registrare tutto subito, se no non sarebbero potuti uscire video. Di conseguenza devo scegliere io, però vi ricordo che avete un'altra scelta da fare, che è quella del brawler super raro. Quindi fatemi sapere tra questi tre chi vorreste che io sblocchi nel prossimo episodio. Ora, vi devo dire la verità, ho fatto anche una scelta molto rapida perché ho avuto pochi minuti per decidere chi effettivamente andare a sbloccare e volevo sicuramente sbloccare un tank, perché alla fine a queste coppe basse e senza troppe abilità sono quelli che si scalano più rapidamente. E poi, giusto per variare un po' anche il gameplay nel video di oggi, un altro tipo di brawler. E stavo pensando a Lu. Quindi andremo magari a sbloccare Lu, nonostante mi tentasse tantissimo anche Ringhio, per esempio. Anche la stessa Lola. E Eevee. Ma in realtà un po' tutti, perché ovviamente li sbloccherei tutti quanti. E l'altro brawler che andrei a sbloccare sarebbe Fang. Quindi sì, Fang e Lu. Fatemi sapere nei commenti se vi aggradano queste scelte, ma tanto lo scoprirò dai commenti dell'altro video quando finalmente uscirà. Ho 530 crediti cromatici, ma non vi preoccupate perché adesso andiamo a riscattare anche questi qui e andiamo a 1030 crediti cromatici, che ci permetteranno appunto di sbloccarne ben due, ovvero tutti e due quelli che vi ho appena detto. Quindi partiamo dal buon Lu. Vi ricordo ovviamente che questo qui è un account totalmente no jamming, non ho mai shoppato neanche un centesimo su questo account. Vi ricordo anche che potete supportarmi col mio codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars, lo trovate in fondo a destra, la possibilità di inserire appunto il codice creatore, ogni settimana scade quindi poi lo dovete reinserire, grazie però di cuore a chi lo farà. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e lasciate un bel mi piace. Direi di partire immediatamente col buon Lu, chiaramente andremo a potenziare anche lui, nel senso che se no sti brawler li lasciamo all'1 e non mi sembra cosa buona e giusta. Direi di portarli, dai, tutti e due al 7 e direi di sbloccare corazza ghiacciata più che altro. Sì, sì, no, corazza ghiacciata che è sbroccatissimo come gadget. E per quanto riguarda le missioni, vediamo dove lo possiamo andare ad utilizzare per cercare di fare un po' di missioncine. Direi rapina, ragazzi, direi rapina, perché sopravvivenza in due l'abbiamo fatta quasi tutto per tutto il video del video in cui siamo andati a sbloccare Leon. E dopo con Fang vediamo che cosa andare a fare. In realtà non ci sta troppo lui in questa mappa, non diciamo cavolate. Però non credo faccia così schifo, dai. Non credo neanche faccia così schifo. Comunque, raga, adesso iniziamo ad avere davvero un bel po' di brawler. Si può iniziare a scalare già in maniera un po' più importante. Quindi magari potrebbe arrivare anche qualche video scalata. Non lo so, comunque qualche video dove puntiamo effettivamente a scalare, fare trofei, eccetera, eccetera. Perché comunque adesso i brawler, bene o male, li abbiamo portati anche tutti al 7. C'è tutta una situazione un po' più easy da gestire, perché sennò prima, raga, avevamo pochissimi brawler potenziati, pochissimi brawler in generale. Diventava anche, non dico noioso scalare, però diventava già un po' più complicato, no? Ah, qui io direi di andare nuovamente a congelare il Frank, che non è mai cosa cattiva. Va bene. Raga, il Frank ce lo siamo vedere, lui è tanta roba, raga. Lui è veramente una rottura di scatole incredibile. Cioè, sto Frank non l'ho fatto giocare in questo momento. Frank io non l'ho fatto giocare, raga. Gli vado a ripiazzare la ulti lì a tutti quanti. Li vado nuovamente a ghiacciare, anche se c'è la Bea. Comunque non riescono a tenermi. Raga, ma che volete di più dalla vita? Qui utilizzo il gadget. Malissimo, pensavo mi continuasse a pushare, invece è rimasto lì fermo, è stato più intelligente. Non so in realtà neanche se abbia laggato, perché mi stava pushando in maniera molto cattiva. Vabbè, però, raga, cioè, lì mi sono gestito tutta una lane da solo, praticamente. Cioè, col doppio brawler. Per carità, il livello è quello che è. Non è che stiamo parlando di avversari fortissimi. Però, comunque, parliamo di un Frank che ha tantissima vita e di una Bea che, comunque, hitta da più lontano rispetto a lui. Non è da sottovalutare come discorso. Lì andiamo a congelare il Colt. I miei nemici non so quanti danni avrebbero potuto fare lì, ma va bene. Ok. Allora, mi sa che sono immune al danno, ma comunque mi stunna la ulti di Frank.
o comunque mi hanno ucciso talmente subito dopo aver utilizzato il gadget che non me ne sono neanche reso conto. Comunque in realtà non sono scarsissimi sti avversari, eh. Ha detto con grande chiarezza questa cosa. Ok, vediamo un po' se ce la facciamo. Yes, perfetto. Allora, metto subito le mani avanti. Lu l'ho sempre utilizzato abbastanza. È un brawler che so utilizzare abbastanza bene, spero. Feng no, cioè Feng l'ho sempre usato pochissimo anche col mio account principale. Non sono abituato per niente ad utilizzarlo. E però speriamo bene. Cioè non è così complicato da utilizzare, però io comunque metto le mani avanti. Ovviamente andiamo a potenziare anche lui. Se no, che famo? Cioè, mica siamo qui per fare favoritismi. Però, mi sa, non abbiamo abbastanza monete per prendergli il gadget, purtroppo, poverino. E lui ha questo gadget che sarebbe fondamentale riuscire a sbloccargli immediatamente. Non credo abbiamo ricompense. No, abbiamo ricompense per quanto riguarda i punti energia. Le monete no. Dovrei andare a shoppare il pass, ma non ho abbastanza gemme. Vabbè, peccato, peccato, peccato. Per adesso lo utilizzeremo senza gadget. Poi glielo andremo chiaramente a shoppare. Vediamo un pochettino le altre missioni, va? Ricercati o sopravvivenza in due o arraffa gemme. Io direi di fare un... No, dai, facciamo ricercati se ci sta. Però mi sa che non ci sta. No, sì, sì, ci sta. Eccola qui. Che non è neanche male in realtà per Feng sta mappa. Cioè, ovviamente non è proprio il brawler da utilizzare ricercati, soprattutto senza gadget. Senza quel gadget. Però non è male da utilizzare con i tank questa mappa. Da giocare con i tank questa mappa. Quindi vediamo un pochettino se questa volta va un po' meglio. Allora, raga, io sto colpo non riesco ad utilizzare bene. Non riesco a sfruttare bene questo colpo. Tra l'altro la sfida è fare danno, quindi mi devo dare un attimino una svegliata. Anche perché sennò così mi sa la perdiamo pure la partita. E sarebbe importante vincerla comunque. In generale. Ok. Ma però io ribadisco, più che altro devo fare i danni. Devo fare i danni. Sì, però aiutate un attimo qui con Ivana. Perfetto. Alla grande. Ok. Let's go. Attenzione che c'ha la ulti quella Iris. Attenzione c'ha la ulti quella Iris. Gran brawler Feng, eh. Qua se ci avessi avuto il gadget ce l'avrei quasi fatta a killarlo probabilmente. Però è un gran bel brawler Feng, c'è poco da dire. Io credo che comunque questi, sia Lu che Feng, saranno stati sicuramente tra i brawler più citati nei commenti. Cioè ho cercato anche di prendere dei brawler che mi sono immaginato, conoscendovi un pochino e vedendo quello che commentate. Ho cercato di prendere dei brawler che potessero bene o male avvicinarsi a quelle che potrebbero essere effettivamente le vostre scelte. Vediamo. Comunque, benissimo. I nostri avversari sono praticamente tutti anti-tank, tutti con poca vita, e io devo fare danno. Va benissimo, va benissimo, va benissimo. Allora, dobbiamo essere intelligenti. Con Feng dobbiamo essere intelligenti. Certo è che se poi però i nostri avversari si fanno uccidere in questo modo, io non faccio neanche i danni praticamente, perché muoiono prima. Io finché faccio i danni anche così a me va bene, Non è che mi fa schifo fare questi tipi di danni. Va benissimo anche così. Allora, c'avevo 1, 2, 3, 4 di vita, c'avevo. Devo recuperare la vita. Ok. No, era ancora immortale. Va bene. Almeno ho fatto un po' di danni prima di vincere la partita, perché credo che... andiamo a vincere. Non credo di aver fatto 20.000 di danno, però, raga, devo essere sincero. Non credo di aver fatto... infatti, 12.000. Però io continuo a giocare anche... cioè, a toccare gioca ancora, perché così almeno ci facciamo anche quell'altra missione, se no non la riusciremo mai a fare. L'8-bit continua a giocare, grandissimo, grande 8-bit. Il Colt ci sta facendo perdere tempo e non ha cliccato neanche, gioca ancora. Ma va bene così, ma va bene così. Oh, adesso abbiamo un po'... No! Il doppio 8-bit! Beh, oddio, in realtà sarebbe un team fortissimo messo qui per questa mappa col doppio 8-bit, doppia torretta. Vabbè che non si moltiplicano i danni, però... Oddio mio. Oddio mio, va bene. La rosa mi sa che sta alla gà, però è riuscita a killarmi lo stesso. Da tenere a mente questa cosa. Oh, che fa? Viene in base da noi? Viene in base da noi, raga? Che fa? Ok, va bene. Abbiamo la ulti. Attenzione lì alla Willow. Ecco, appunto, dicevo, la doppia torretta.
Il Carl se ci viene così addosso, però per noi diventa tutto un pochettino più facile. Qua 2400 di danno, raga. Mamma mia. Con la torrettina il signor Feng diventa a dir poco devastante. Qua li abbiamo hittati tutti, let's go, molto easy. Molto easy anche questa partita, perfetto. Abbiamo fatto anche le coppe, abbiamo fatto anche un po' di maestria, un po' di robettini per i nostri signori gettoni, che ovviamente ci aiutano sempre. Monete, ti prego, monete, perché siamo veramente a corto di monete. Siamo veramente, veramente a corto di monete. Di conseguenza vorrei trovare monete, ma niente. Va bene così, però stiamo andando avanti con i gettoni e le cose, che è la cosa importante. Va bene, ragazzi, detto questo, mi raccomando, codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop Brawl Stars, fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciate un bel mi piace, fatemi sapere nei commenti quale brawler sbloccare tra 8-bit, tic e stecca. Scrivetemelo nei commenti, per me è tutto, ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli!